Sarà un detenuto del carcere dell'Aquila, Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra, arrestato lunedì 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza. L'ultimo dei corleonesi in fuga sarà sottoposto al 41 bis insieme a Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi, alcuni dei nomi noti di Cosa Nostra. A riferirlo è ADN Cronos, che lo ha appreso da fonti investigative. Secondo l'agenzia di stampa, infatti, il boss ha trascorso la notte in carcere. La struttura carceraria dell'Aquila è pensata per non permettere ai detenuti del 41 bis di incrociarsi. Gli uomini sono 160 tra criminali della mafia, dell'andrangheta come Pasquale Condello e della camorra come Paolo Di Lauro e Ferdinando Cesarano. Le donne sono 12 tra andranghetiste e camorriste. Il polo italiano del 41 bis è stato messo in piedi dopo il terremoto dell'Aquila, con l'obiettivo di garantire una struttura che non consentisse il contatto tra detenuti condannati per mafia. Messina Denaro sarà destinato all'Aquila non solo per il regime di carcere duro, ma anche per continuare le terapie mediche necessarie. Qui infatti esiste un buon reparto di medicina oncologica presso il quale il boss continuerà ad essere seguito. A differenza degli altri penitenziari che hanno l'area del 41 bis, come quelli di Sassari, Nuoto e Tolmesso, quello dell'Aquila permetterebbe spostamenti facili da Roma. In vista dei futuri numerosi interrogatori dei PM relativi agli affari di Cosa Nostra, le condizioni di salute del boss sono state dichiarate compatibili con il carcere, anche nel corso della conferenza stampa del Comando Legione Carabinieri Sicilia di Palermo. Sarà sottoposto da subito al 41 bis, avevano dichiarato le autorità rispondendo alle domande dei giornalisti in sala. Matteo Messina Denaro continuerà comunque ad essere curato, come tutti i cittadini.